Oggi ho avuto il privilegio di partecipare all'assegnazione del premio Galeno per l'innovazione nell'ambito farmaceutico. E devo dire che ho partecipato ai lavori della commissione che ha assegnato i diversi premi che sono stati oggi riconosciuti. In particolare sono stata coinvolta nella commissione che ha analizzato i dossier sottomessi per la categoria Real World Evidence. Questo mi sembra un aspetto particolarmente importante perché è davvero la possibilità di valutare la valenza del farmaco non soltanto nel momento del lancio, quando questo viene fuori e mostra quelle che sono le sue caratteristiche di innovazione, ma poterlo valutare a distanza di un periodo più o meno lungo sul mercato di uso clinico del farmaco e con la valutazione di quegli studi che vengono svolti proprio nel real world, quindi nell'uso usuale che si fa del farmaco, non condizionato da quelli che sono i criteri a volte un po' rigidi che vengono imposti dagli studi clinici. La valutazione di questi dossier mi ha dato la possibilità di vedere la completezza degli studi che sono stati sottomessi, la valenza di tutti i farmaci che sono stati presi in considerazione. Devo dire che oggi è stata l'assegnazione, la cerimonia di consegna del premio, particolarmente emozionante, direi, da un certo punto di vista.